il 2 di aprile intitoliamo la sala stampa da Damo Cocco, quindi ci tengo in questa sede a dire questa cosa. Quindi il 2 di aprile intitoliamo la sala stampa dello Stadio Speroni ad Adamo Cocco, è stato un grande quindi, giornalista, fondatore del Tigrotto, il Tigrottino, giornale del Pro Patria Club e collaboratore della Prealpina. Quindi questo ci fa molto piacere. Da parte dello sport di Busto, la Pro Patria è una realtà che non va dimenticata, non è banale questo che sto dicendo. Io tra l'altro parlo, se vedete, parlo poco di Pro Patria, non intervengo quasi mai a dire che va aiutata perché è banale come fanno molti, lo dicono ma poi alla fine non fanno niente. Io penso che la realtà di Busto debba ringraziare il presidente Testa per quello che sta facendo per la Pro Patria e la Pro Patria va aiutata banalmente andando a vederla allo stadio Speroni, quindi anche qualche partita all'anno. Non sarebbe male che ogni bustocco andasse a vedere la Pro Patria. Beh, è il miglior aiuto che si potrebbe dare. Noi non possiamo comprare la Pro Patria, noi banali cittadini, perché comuni mortali non abbiamo i soldi per comprarla, quindi non si chiede questo, si chiede solo di essere un po' vicini. Lo dico perché alla Pro Patria io non do mai uno spazio particolare, ma mi sembra doveroso in questa sede. Perché sarà insomma è una sede importante far sì che la nostra squadra professionista io penso che il tessuto. Il modo giusto di sostenere le squadre e partecipare alla loro attività, perché anche visto, tra virgolette, da chi poi deve investire, augurandosi di un ritorno, è altrettanto vero che se c'è seguito è più incentivato, no? Quindi mi piace questo intervento che dice amare una squadra o essere orgogliosi di un'attività lo si dimostra anche con la presenza, e la presenza qualche volta costa anche niente, e questa è sostanzialmente la situazione. Con la presenza sostanzialmente si percepisce che c'è un seguito, e con la presenza si attirano poi gli investitori. Cercare di fare presente, cercare di fare investimenti. Trovare investitori che non hanno, investono in una squadra che non c'è seguito, quelli si chiamano mecenati, non si chiamano sostanzialmente sponsor, no? Sono persone che hanno dedicato la loro attività a fare qualcosa, tra virgolette, senza ritorno. Meritevoli, però sono sempre di meno questi da trovare.